ho bisogno di sentire un pochettino il battito, insomma, per capire. Può alzare la mano chissà cosa vuol dire essere che cosa sta? Ok, diciamo una metà buona. Ehm, ok, altra domanda. Quanti sviluppatori ci sono Se doveste decidere di essere o un dev o un operator. Alzi la mano se più un dev. Ok, siamo un 40%. Chi invece si tiene più sul lato Ops, si sa, esatto. Linux, Sring, eccetera. Esatto. Okay. Chi invece sì. non è nessuno dei due si ritiene più business prodotto, o, diciamo, non legato allo sviluppo. Non è un technical practitioner che scrive codice dalla mattina alla sera. Diciamo, ho visto una mano alzata. Due, tre, ok, perfetto, quindi una minoranza. Grazie mille. Due parole su di me, qui ci sono io che dockerizzo una pasta application fatta in Ruby on Rails, eh, sono uno di quelli che amano Ruby on Rails, lo so, sono eh sono obsoleto, eh, Mi sono mia passione di essere DevOps e Reliability che è il mio lavoro attualmente, mi occupo di per, trattare di affidabilità e essere con clienti in tutta le mie, sono un developer advocate, prima era un professional services e facevo esattamente lo stesso lavoro, solo che mi pagavano per farlo. Mi piace il colore giallo, la marrone e tante altre cose. Vivo a Zurigo con due piccoli marmocchi spettacolari che già mi mancano eh, quindi oggi parleremo una quarantina di minuti di che cos'è essere io spero che della, vedo che la maggior parte di voi sa già cosa essere spero di riuscire a comunicarvi qualcosa che magari già non sapevate quanti di voi hanno letto uno dei due libri in essere Box? books mi alzate la, la mano Uno, 2 3 4 5 6 ok quindi minoranza ma comunque perfetto 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 ehm, allora, prima cosa, da dove nasce SRE? SRE nasce vent'anni fa dalla, dalla mente di Ben Trainor che ha ricevuto il task da parte di Larry e Sergei di, eh, di, di avere un team di operations che tenesse il sito www.google.com di cui avrete probabilmente sentito parlare, sempre up and running. Quindi questa idea era, da, da lì la S di Site Reliability, oggi pensiamo alla S più come service, però originariamente, storicamente era quello. Qual era l'idea? A uh, Ben Trainor Fammi una squadra, ma dato che ci aspettiamo di crescere molto, 10, 100, anche 1000 x, non vogliamo assumere 10, 100, 1000 volte il numero di persone per tenere sul sistema, giusto? Quindi si parla di sublinear scaling, vogliamo far sì che se le tue KPIs, che possono essere clienti, pagine viste. Banda, in termini di gigabit al secondo, eccetera, se questo numero decuplica o centuplica o moltiplica per mille o diecimila, non voglio assumere un numero di esseri umani che sia proporzionale, ma in una scala possibilmente non so, logaritmica. No? Quindi, ogni volta che vado 10x, assumo tre persone nuove. Questa è l'idea di fondo. Quindi, secondo Ben Trainor. Eh, SRI è quello che succede quando chiedi a un ingegnere del software di progettare una squadra di operations. So, by the way, la, la mia presentazione è tutta in inglese eh, e io cerco di parlare italiano alla meglio, eh, quindi sentirete un po' un accrocchio di eh, anglicismi eh, un po' lungo tutta la presentazione. Eh, che, quali sono i principi di SRI? Ci sono tre principi, il mio preferito, vi dico subito, è il secondo. Il primo. Può suonare un po' ipocrita, ah, parliamo di affidabilità, la cosa più importante di, ehm, di un qualunque sistema è la sua affidabilità, così come è la sua sicurezza, così come lo sono altre cose, giusto? Eh, ciò che è, secondo me più importante di questo principio è che l'affidabilità per la prima volta, almeno che io sappia con Google, viene considerata alla stregua di, di tutte le altre feature. È una feature come altra, va priorizzata nel vostro gira ehm, backlog insieme a tutte le altre feature, quindi avete... Feature adesso ne avete 101 e dovete decidere se l'affidabilità sia al primo, al secondo o al diciassettesimo posto. Come fare lo stack ranking di, questa, di questo principio lo vedremo più avanti, cioè abbiamo un modello matematico per, per vederlo. Il secondo principio che è il mio preferito è non è il nostro monitoraggio eh, a decidere la nostra affidabilità ma sono i nostri utenti. Io sono stato un sysadmin per molti anni e mi ricordo che eh, quando stai in operations di solito è una self-fulfilling prophecy. No? tu eh, il tuo capo ti dice fai questo e tu fai delle bellissime dashboard e le tue dashboard ti dicono che il sistema è up and running. Ma magari i tuoi clienti sono arrabbiati, magari sono lì su Twitter che protestano, tutti arrabbiati. Però tu dici no, no, guarda, è tutto verde, è tutto verde. L'idea è che se noi decidiamo cosa va bene o cosa non va bene, probabilmente diremo che va sempre tutto bene. No? I dev magari potrebbero essere in disagreement con noi. Quindi l'idea è andiamo alla, alla sorgente del problema, andiamo a. Chiediamoci prima cosa i nostri utenti vogliono e probabilmente noi come ingegneri non sappiamo quello che il nostro utente vuole, quindi dobbiamo chiederlo al business, dobbiamo chiederlo a chi si occupa del prodotto. Il principio numero 3, secondo me, suona abbastanza fumoso adesso, ma avrà molto più senso fra 20 minuti ed è se vi occupate soltanto di assumere degli sviluppatori bravissimi, vi concentrate sul soft, vostro software, riuscite ad arrivare ad un certo livello di affidabilità, se a questo unite... Eh, delle operations ben ingegnerizzate, quindi con dei processi, dei workflow ben fatti, potete raggiungere probabilmente un, un livello, un 9 in più, ma solo se mettete il business in questa amalgama, riuscite a raggiungere veramente 5 9 che sono, eh, vedremo dopo, poi dopo, con il, mh, che numero rappresentano in termini di bad minutes per, per mese, o per anno, è un numero sicuramente molto ambizioso. Noi veramente pensiamo che dev e ops da soli, senza avere il business nel... Nel, nell'insieme non possano andare troppo in là o, o comunque hanno un limite di affidabilità. 100% è comunque un numero che non ci piace, eh, su cui non ci piace ragionare, c'è un motivo matematico perché se, eh, se puntiamo al 100% non abbiamo quel margine di errore in cui possiamo permetterci degli errori che sono necessari per raggiungere un certo livello di velocity nella nostra eh, creazione di feature. Ora, quanti di voi hanno sentito parlare di DevOps versus SRE? Uh, quanti di voi hanno visto ci sono un paio di video su youtube devops vs sri quanti di voi hanno visto il video ok sono felice quattro persone se fosse stati tutti avrei saltato le cinque slide ma dato che non siete tutti vi racconto una piccola storiella che è abbastanza famosa e ben documentata quella è la differenza tra devops e sri cominciamo facendo un passo indietro da dove nasce il devops qual è il problema che il devops cerca di risolvere il problema può essere visto in questo modo devs uh, sono gli sviluppatori vogliono agilità o soprattutto i loro capi vogliono la velocità, giusto vogliono che spingiate quanto più possibile sull'acceleratore per dare tante più feature che possano deliziare i vostri utenti. Gli operators invece vogliono stabilità. Io mi ricordo quando ero in operations il mio mese preferito era agosto perché gli sviluppatori erano tutti in vacanza e non c'era nulla da fare. Mai preso ferie in agosto perché le cose andavano da sé e poi potevo anche prendere anche il merito. Guarda, guarda, guarda che roba! E tutto, è tutto a Perrani, per forza sono tutti sono tutti in vacanza. Il problema è quando entrambi lavorano a, al 100%, lavorano tutti eh, tanto, eh, magari appena prima della perf review di fine febbraio nel nostro caso, e a questo punto hai gli sviluppatori che buttano tantissime palline, diciamo, colorate dall'altra parte del muro e gli operatori si trovano a dover, ehm, a dover tenere tutte queste palline eh, per aria e una pallina ogni tanto cade, fa la frittata e qualcosa non va non va come vogliamo e magari si beccano anche tutta la colpa loro. E quindi gli uni odiano gli altri, gli altri odiano gli uni e, nessun, e sono tutti nemici, giusto? E vabbè, tanto potrei raccontarvi delle storie, ma probabilmente se stiamo, stiamo registrando non, non, non è una cosa bella. Quindi, DevOps. Eh, quali sono i cinque mantra del DevOps? Ridurre i silos organizzativi, accettare il fallimento come normale, implementare eh, cambiamenti graduali, eh, fare leva su tooling e automazione, ovviamente, e misurare tutto. Questi sono i mantra del DevOps. Quali sono i mantra dell'SRI? Beh, per come ci piace pensarlo noi, eh, l'SRI non è altro che una specie di layer al di sopra, cioè mh, uno strato al di sopra di DevOps che ne implementa le funzionalità in maniera più eh, come dire, eh, opinionated, si dice in italiano. In inglese non ho mai trovato la traduzione corretta di opinionated, comunque con un con una nostra idea peculiare di come implementarle. Vi faccio un esempio: Measure Everything. Ehm, eh, credo che la maggior parte delle aziende al giorno d'oggi implementino una politica di misurare quante più KPI si possono fare, nel, dalla CICD pipeline alla, allo sviluppo, quante feature fate, quanto tempo impiegate a farle. Per noi in SRI è anche misurare quanto tempo i nostri operatori spendono a ehm, fare bug fixing, piuttosto che, e quindi a fare quello che noi chiamiamo toil, cioè il lavoro. Noioso quel lavoro che non ha un valore aggiunto per il domani, perché domani si ripresenterà uguale a oggi, eh, contro invece il, quello che chiamiamo project work, cioè quel, quel lavoro che tu fai oggi e che automatizzerà qualcosa che diminuirà i ticket di domani. Quindi un lavoro che è forward looking rispetto a un lavoro che non ha alcun impatto per il futuro. E post mortem, blameless, eccetera. Quindi, se c'è una cosa che volete prendere che non avete ancora visto, Uh, nei nostri video è class SRI implement DevOps uh, per vederla alla Java quindi pensiamo che SRI sia un modo opinionated di implementare DevOps e ripeto lo dico anche con tutta l'umiltà del caso perché quello che funziona per noi potrebbe non funzionare per voi Google ha un monorepo se voi avete 57.000 piccoli git repos magari non è che cioè, dovete fare le cose in una maniera leggermente diversa da come le facciamo noi e non, non c'è nessun problema quando io parlo con i clienti gli dico sempre questo è come Funziona a casa nostra, a casa tua fai quello che funziona per te. Io sono già felice se una piccola parte di quello che vi comunico è qualcosa che potete applicare da voi. Io sono già felice, però, sapendo che ogni azienda ha delle business logic diverse e quindi si trova a dover implementare le cose in maniera diversa. Ora, questa è la slide più noiosa della giornata, promesso, quindi ci passo molto velocemente. Dobbiamo definire SLI, SLO, NSLI, Error Budget e CUGE o Critical User Journey, Io la pronuncio alla francese, ma anche alla spagnola non è male. Um, prometto, ho delle slide più divertenti di questa, quindi cominciamo con SLI e NSLO. L'SLI è, e questa è forse una delle cose più importanti, è una metrica che noi pensiamo, abbiamo l'arroganza, che, che, che sia um, proporzionale alla felicità del nostro utente. Quindi quello che il nostro utente... Um, quando il nostro utente è felice noi ci aspettiamo che questo numero sia alto o basso, ovviamente potete prendere meno della metrica, quando il cliente è infelice il numero è basso alto. Nella grafica abbiamo alto infelice, basso felice, per esempio la, la temperatura corporea, giusto? Se voi prendete la temperatura della mia scella o di quella dei miei figli, e potete pensare che se la temperatura è sopra 38 la persona è infelice, sotto il 38 la persona è felice. L'SLO è la soglia di felicità, quella soglia con cui stiamo ovviamente banalizzando, no? però abbiamo bisogno di, cose, di concetti numerici, quindi eh, prendiamo la soglia diciamo, di 38 ⁇ 38,1, oddio, sono disperato, 37,9 non sono disperato, poi io sono un uomo, a me basta il 37 per essere disperato, giusto? Eh, vi posso anche dire, eh, e questo è un caso reale, i miei due figli vanno in due scuole diverse. Uno me lo mandano a casa con la fibra 38.4, l'altro me lo mandano a casa con la fibra 38.0. Quindi possiamo dire che hanno la stessa SLI ma due SLO diverse. Okay? Eh, il CUSH, forse ho mischiato le slide, il CUSH è il Critical User Journey, cioè come l'utente interagisce con un servizio per raggiungere uno scopo. Parlavo proprio l'altro giorno con un centinaio di clienti tedeschi e mi chiedevano ma è più importante il KUS o l'endpoint? Perché noi abbiamo mille endpoint e vogliamo testare gli endpoint con l'SLO, vogliamo fare l'SLO sull'endpoint piuttosto che su questa cosa un po' noiosa chiamata KUGH. Allora gli dico: sì, l'endpoint è quanto di più semplice ci sia quando vuoi testare un API, giusto? A bla 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 googleapi.com slash search o Advanced Search oppure PubSub o quello che vuoi. Il fatto è che l'endpoint può essere stimolato in maniera diversa. Quello che a noi piace pensare è che. Dietro a quell'endpoint ci sia un sistema molto complesso con tantissimi microservices, e il modo in cui tu vai a stimolare questi microservices dipende da come stai entrando nell'endpoint. Tu puoi entrare nell'endpoint con una search che probabilmente andrà in read-only sul database, o probabilmente su una cache di Elasticsearch che, ti, che ha già indeciso i tuoi dati in un certo modo. Se invece vuoi fare un update o un insert di un elemento, vai a scrivere sul database, come i nostri DBA nella sala sanno. È una statistica completamente diversa. Magari parliamo di latenze diverse. Magari, quando fai una write, vuoi essere sicuro che, che ritorni positivamente. Quando fai una GET, boh, se anche fallisce, boh, tanto riprovi. Giusto? Quindi, magari le cose che ci aspettiamo dalla stessa API, dallo stesso endpoint, cambiano a seconda di come sto perturbando il sistema. Mi piace pensare a un flipper in cui tu tiri la palla e questa va a toccare tanti piccoli sistemi che soltanto l'architect che ha creato quel sistema sa cosa siano. Quindi per come riguarda noi, il CUGE è molto importante. Io faccio la ricerca di pistacchio su Google, eh, su Google search, la cerco mentre sono sul computer, mi aspetto che mi riporti pistacchio su Wikipedia, la cerco mentre sono in giro per Zurigo, magari mi aspetto che mi dia la prima gelateria vicina a me. E quindi chiama forse una stessa API, ma mi ritorna informazioni completamente diverse. Beh, in questo caso, probabilmente l'API è anche diversa, però mi seguite, no? Anche se il sistema, l'endpoint, è magari lo stesso. Poi, dato che ci piace complicare il tutto, le SLI della, della temperatura del corpo, vi ho mentito, in realtà a Google non calcoliamo le SLI in questo modo, ma le calcoliamo tutte un po' come delle probabilità, dei numeri da 0 a 1. Perché? Perché 0 è sempre cattivo, 1 è sempre buono e la realtà è sempre più vicina all'1 che allo 0. Giusto? Quindi è un modo per avere che a destra è sempre buono, a sinistra è sempre cattivo e sei più vicino all'assintoto destro, senza mai toccarlo. Quindi, rapporto tra eventi buoni ed eventi validi. Notate che valid non è tutti, quindi non vuol dire che prendo il 100% di tutto ciò che esiste e di esso prendo solo la percentuale di elementi buoni, ma ho anche la possibilità di decidere di escludere, non so, gli errori 407 perché per qualche motivo voglio toglierli dal mio computo, li tolgo sia dal numeratore che dal denominatore. Questo è l'SLI menu, peraltro disponibile gratu ehm, gratuitamente se googlate Art of SLO c'è un bellissimo PDF, potete scaricarvelo e a pagina 7 mi pare c'è questa SLI medio. Che vuol dire? Qual è l'SLI che sto cercando? Beh, se è un API, probabilmente cercherò availability, latency o quality, giusto? Ehm, se è una data processing pipeline, pensate a un workflow enorme con 5000 blocchi che, in cui i dati vanno in input a sinistra, vengono trasformati e poi escono a destra, magari vi interessa più, non so, il coverage dell'input o la correttezza o la freschezza dei dati, o il throughput, quanti dati potete passare nell'unità di tempo? Se è storage abbiamo altre metriche e così via. In realtà non ci interessiamo particolarmente di SLA perché, mentre l'SLO è un concetto matematico che ci permette di prendere decisioni a livello di business, l'SLA è un po', se posso dirvi la mia, un contentino che, diamo, eh, che i nostri avvocati sono costretti a scrivere nelle nostre pagine pubbliche per rendere felici i clienti e per dire: oh, cavolo, però, questa azienda è molto seria perché se vanno al di sotto di questa percentuale, sono disposti a pagarci dei soldi. In realtà non ho mai visto un cliente felice perché Google li ripaga 100.000 dollari per aver avuto un outage. Di solito sono arrabbiati e quei 100.000 dollari li rendono un pelino meno arrabbiati, ma era meglio non, non andare, non avere quell'outage on the first place. Ora, non so quanti di voi siano confusi con tutte queste definizioni, se qualcuno di voi magari si è perso qualcosa, facciamo un esempio pragmatico. Ok, prendiamo un API, e prendiamo un, um, un, un, un qualcosa su GitHub che non ho scritto io e quindi è ben scritto. Ripeto, io sono quello che pensa che Ruby sia un gran linguaggio, quindi non mi fanno scrivere codice. Allora, eh, se voi guardate su Google Cloud Platform Microservices Demo, questa è una cosa che, di cui sono innamorato: si può terraformare con un click, quindi grazie a HashiCorp, eh, si può anche tirar su con un kubectl se volete e contiene una quindicina di microservices. L'architettura è fatta da due GKI cluster, un cluster contiene, contiene tutto tranne il load generator, l'altro cluster contiene solo un locust che attacca il nostro sistema, ve lo posso anche vedere, dopo diventa, se volete andare su shop.palladi.us vedete che potete cominciare a comprare tutto, tutto gratis, è tutto finto, è una demo, quindi non, non comprate nulla, potete comprare 10 biciclette e i pezzi di ricambio ci sono, cosa che in realtà non è vera. E poi c'è lo generito che mi permette di attaccare il sistema. Ora proviamo a ripetere cosa abbiamo detto. Cos'è un CUJ? È come un, un utente eh, utilizza un servizio per raggiungere un certo fine. Possiamo dire, io voglio fare shopping online, vado sul tuo sito e voglio vedere gli oggetti disponibili. Questo vuol dire che il mio product manager mi ha detto, Riccardo, per il hipster shop la cosa più importante per i nostri clienti è essere in grado di vedere gli oggetti in vendita. Può essere vero, può essere una falsità, può essere che quello a cui siamo interessati in realtà è comprare qualcosa. Però ci piacciono le cose semplici, diciamo che solo visualizzare, fare una lista del catalogo sia sufficiente per rendere l'utente felice, giusto? In questo caso, nel flipper di cui vi parlavo prima, con questa pallina di metallo che va e colpisce tutti i miei microservices, tutto ciò che colpisce io vengo da internet, quindi dalla nuvoletta in alto, passo per il front-end con l'HTTP endpoint. E termino sul product catalog service e questo mi dà la lista di oggetti in, in alto a destra, giusto? Ora, se io avessi voluto comprare un oggetto, sarei probabilmente dovuto rimbalzare dal product catalog al checkout service, magari mi deve mandare un'email, eh, magari un pagamento. Magari io pago in dollari canadesi, ma l'oggetto è in dollari, eh, in dollari US e quindi devo usare il currency service. Quindi a seconda del sistema. Ehm, che voglio testare o dello user journey che voglio testare, vado a toccare in questo caso qualcosa di così semplice. <coughs> Scusate. Quindi l'SLI è, eh, vogliamo un SLI di availability per esempio, quindi risposte buone del catalogo contro quelle cattive o buone più cattive al denominatore. Quindi availability perché vogliamo che il sistema sia... Eh, risponda con una pagina o mi dia un 404 per intenderci, cioè la pagina eh, o non mi dia un 500, a dire il vero, e considereremo positivo una qualunque richiesta che mi dia 200, 300 e 400. Quindi ho sbagliato sul 404, vi chiedo scusa. Eh, quindi mettiamo al nominatore 2, 3, 400, le, la cardinalità del numero di chiamate che danno 2, 3, 400 e al denominatore 2, 3, 4 e 500. Il 429 lo mettiamo come un 500 virtuale perché pensiamo che un too many request sia qualcosa che l'operatore può effettivamente risolvere. Mi spiego, se un problema è un 500 vuol dire che io come operatore mi trovo a dover risolvere quel problema, se il problema è un 403 o un 404 o un 401 mi aspetto che sia un errore lato cliente, lato utente e non è un problema che posso fare io. Ovviamente potrò avere delle SLO che coprono perché... Se ho nessun 404 e poi a mezzanotte improvvisamente ho 10.404, forse questo è un, è un failure domain che devo coprire in qualche modo, perché la probabilità che tutti si mettano a sbagliare, non so, o che la risorsa scompaia, o che tutti si mettano a sbagliare password da un momento all'altro, è più probabile che sia una regression piuttosto che un problema lato utente. Però nel caso, come dire, più normale, ci aspettiamo che i 500 siano problemi miei, problemi da, da me come esseri da fixare. E il 429 è un qualcosa che adesso con scalabilità orizzontale si può fissare, quindi lo consideriamo una cosa positiva. Eh, dove lo calcoliamo? Cioè, l'implementazione è dove andiamo a calcolare questo numero. Lo prendiamo dai weblogs. Ai vecchi tempi sarebbe stato un cat var log apache.log pipe e grep più un paio di avk in modo da estrarre le cdp e poi dopo un paio di work count. Pipe work count, pipe sort meno nr e via andare. Al giorno d'oggi probabilmente avete una bella. Come si dice? Una bella. Um, chiave di ricerca nel vostro sistema di cloud che vi permette di calcolare eh, questa, questa, questo numero e quindi avete probabilmente il vostro cloud preferito che vi permette di farlo. Avrei anche una demo da farvi vedere come si fa su Google Cloud, ma non abbiamo tempo per vederla. Uh, come SLO dobbiamo prendere un numero. Qual è il numero più appropriato per risolvere il nostro problema? Per, qual è il numero che ci viene da dire sotto questa percentuale i nostri utenti sono infelici e sopra il... Questa percentuale dei nostri clienti sono, sono felici, è una cosa che dovete, su cui bisogna lavorare. Noi la chiamiamo art of SLO perché è un problema che è un'arte risolvere, non esiste un, un modello semplice, è, di solito è, un, è una cosa iterativa. Il vostro product manager dice: Ma secondo me, parlando con gli utenti, il 99,9% va bene, voi lo implementate e poi vedete dopo sei mesi se i vostri clienti sono, sono contenti o se vi infamano su Twitter e poi mo modulate questo numero. In meglio o in peggio. Ricordiamoci che quello 0,1% è un'arma e lo vedremo. La cosa bella di SR è che proprio il delta tra la vostra SLO e il 100% è qualcosa che voi potete usare per aumentare la vostra velocity. Ma questo lo parcheggiamo ancora per due o tre slide. Um, un SLO deve contenere quindi un, un bersaglio, in questo caso il 99,9%, e una finestra di compliance: cioè su, su che finestra temporale lo calcolo? Su un mese, su un anno, su un giorno. Qua sul il numero da scegliere per la vostra finestra è una cosa in cui noi siamo abbastanza opinionati e vi diciamo: se avete una ehm, se fate, eh, utilizzate già il met metodology avete una sprint duration di non so due settimane, cercate di adattare il numero in giallo a quelle due settimane, perché così potete dire la sprint 47 è andata da ad Dio, la sprint 48 è stata terribile. Eh, e quindi far sì che le finestre di calcolo dell'SLO coincidano con la vostra sprint è ideale, ma se da un punto di vista, qui parliamo un po' di business, eh, non è, è una cosa che gli ingegneri non di cui gli ingegneri non dovrebbero preoccuparsi. Se il business dice no, voglio invece avere un report che mi dica a gennaio sono andato bene, a febbraio sono andato male, voi dite ma guarda che febbraio ha meno giorni di gennaio. Chi se ne frega, io voglio poter scrivere sul mio report gennaio febbraio. Allora usate il mese solare, giusto? Quindi è un, è un problema più di reporting la finestra che calcolate. Non è particolarmente importante. Ciò che è importante è quel 99,9, perché se state al di sopra del 99,9 happy days, se state al di sotto ci saranno delle conseguenze per tutti. Quindi qua chiudendo il discorso, in questo esempietto che abbiamo fatto, cerchiamo availability con 200, 300, 400 al numeratore fratto tutto al denominatore e vogliamo che questo numero stia al di sopra del 99,9% su 28 giorni, calcolandolo, greppando i logs, se mi consentite il termine. Adesso io ho l'impressione che una buona parte di voi possa essere di e eh, vabbè, mo e quindi e chi se ne frega. Almeno questo è quello a cui penso io di solito quando arrivo alla pagina prima del capitolo 6. In realtà, ehm, diciamo la magia del, di, di tutto questo sistema è, nasce adesso, cioè abbiamo fatto tutto questo calcolo che non mi offenderei se uno di voi pensasse mi sembra abbastanza inutile, eh, però in realtà l'error budget risolve tutto questo e non l'abbiamo ancora definito. Quindi, che cos'è l'error budget dal punto di vista matematico? È il complemento 1 dell'SLO. Quindi, se l'SL è il 99%, l'error budget è l'1%. È il bicchiere mezzo pieno contro il bicchiere mezzo vuoto, per intenderci. <coughs> Ora, so che almeno uno di voi ha una T-shirt con questi numeri. Io lo so. Questo, questi numeri ci dicono pragmaticamente, da un certo numero di novi, scusate se pluralizzo il 9, quanti minuti mi posso permettere di downtime su un anno, un quarto, un trimestre o un mese. Prendiamo il mese. 99% al mese è, ehm, scusate, 90% in un mese mi dà 27 giorni up e 3 giorni down. Concedetemi un mese di 30 giorni così la matematica è più facile. 99% 7-8 ore di downtime permesso. 99,9 43 minuti, 4 minuti fino ad arrivare a 25 secondi. Ora è chiaro che se io voglio, tutte le volte che parlo con i clienti, loro vogliono 5-9, cioè complimenti, ok. Poi gli fai vedere questa slide, lo sai che se, se vai giù per 25 secondi, cioè se vai giù hai 25 secondi, il cronometro comincia a contare per mettere a posto il sistema. Ah no, allora no, ma il tuo reperibile quanto tempo ha per arrivare al, al, al telefono? Eh 30 minuti. Ah 30 minuti, bene, allora supponendo un già al mese sei già nei 3-9 e ha 13,2 minuti per fissare il problema una volta che hai risposto al telefono. Allora dicono, no, allora facciamo 99, 7 ore sì, 7 ore ce la facciamo, ok, 7 ore, allora siamo a 2,9, perfetto. Ovvio qui sto, sto banalizzando, sto supponendo un errore al mese, sto supponendo che quell'errore abbia uno scopo del 100%, se va giù tutta l'Italia o tutto il mondo è un 100%, se va giù solo San Marino magari è, è l'1 per 1000, quindi comunque ti moltiplica questa finestra di inaffidabilità, anche se però i, i sammarinesi sono arrabbiati al 100%, non allo 0,1%. Questo è un dato di fatto. No? Possiamo fare tutta la matematica che vogliamo, ma diciamo, il nostro cuore non è lineare. No? Ehm, una cosa che trovo fondamentale, questa è una delle piccole chicche che quando riesco a farla implementare a un cliente, sono un uomo veramente felice perché vedi che proprio cambiano le cose, è che ah, noi facciamo l'SLO, ma il nostro team se le tiene per sé, non abbiamo paura di, di dirlo al resto del mondo perché poi magari vogliamo cambiare all'ultimo minuto, dopo si è scritta lì. Non possiamo cambiargliela sotto, sotto la faccia. E invece il punto è, documentatele se nella vostra internet aziendale. Fate sì che tutti possano vedere queste, eh, questi numeri. Ovviamente passate un pomeriggio a decidere qual è il numero giusto con Dev, Ops e Business, come ripetiamo. E una volta fatto ciò, scrivetele. Non è che scriverla e non arrivare a quella percentuale che vi siete preposti sia onta e disonore. Però in qualche modo vi rende un attimino più responsabili sul numero che, che avete promesso, ed è ovvio che gli ops vorranno un numero più basso e i dev vorranno un numero più alto perché è una garanzia per la qualità del loro lavoro. Ma in realtà bisogna trovare un compromesso, e questo compromesso viene di solito dato dal business che dice: No, secondo me i miei clienti con 99 sono a posto. Una cosa che bella: io amo mettere addirittura su Git in un markdown, in modo da dire: se tra sei mesi cambia, tu fai una bellissima edit e nella git commit gli scrivi. Ah, l'abbiamo dovuta cambiare perché prima era un po' troppo bassa. Abbiamo avuto un recente outage che ci ha dato un sacco di bad press su Twitter, abbiamo dovuto alzarla di un pochettino, o oh, da 99,9,99,95, eh, è 0,3 in chiave, non è, non è proprio tantissimo, però è già qualcosa. Quindi documentatelo perché in qualche modo dimostrate al resto del mondo, eh, della vostra azienda ovviamente, che siete seri riguardo a quel numero. In Google abbiamo tantissimi servizi e ogni team dà al resto di Google: dice guardate, noi. Vi confermiamo che questa, questo microservizio ha un SLO di 3-9 per esempio, o di 5,9 fatene ciò che volete. E chiunque faccia un'architettura che dipende da altri microservizi deve usare questi numeri usando la, la matematica delle dipendenze, che è se è in parallelo o in serie, o si sottraggono o si, si moltiplicano. No? Ehm, ed è molto importante: se tu dipendi da due servizi che sono al 99% e non fai nulla, non potrai mai avere 4,9, ne potrai avere 2 se ti va bene, forse 2 meno epsilon, giusto? A meno che tu non faccia qualche arzigogolo che ti permette di dire: Beh, se questo sistema è giù, ma noi abbiamo comunque una cache locale, quindi va, va bene comunque. Ora, sì, come ci, ci dovremmo essere, abbiamo quasi finito. Questa, secondo me, è la slide di come dire, per me è la slide di euro che l'ho aggiunta proprio un, un mese fa. Questa è che cosa facciamo? Beh, una volta che hai il tuo error budget al 99%,9%, quello, quello che vuoi. Questa dashboard viene implementata. Tu sai se oggi o in questo mese sta andando bene o male rispetto allo scopo che ti sei prefisso. Se stai andando particolarmente bene, prioritizza la, veloci la velocity. Quindi dici, devs, scannatevi, fate tutto quello che volete. Fate l'update di quella libreria che sapete che romperà tutto. Chi È il momento giusto per farlo. Avete un sacco di budget, giusto? Oppure ai ai, ai siamo molto vicini al budget, alla, alla soglia del budget, oppure l'abbiamo già esaurito feature freeze, non facciamo più dev fino a fine mese, per esempio. Dobbiamo aspettare che il budget si ricarichi un attimino, quindi per ora facciamo solo bug fix. Ovviamente i dev saranno arrabbiati come delle iene, però così è e abbiamo, siamo tutti d'accordo che si fa. Ovvio che se dev e ops non sono d'accordo, il modello di essere crolla, ed è il motivo per cui quando io cerco di farlo capire a un cliente, parlo prima col CTO e poi parlo con i dev e gli ops. Se fai viceversa, non vai da nessuna parte. Prima il CTO deve dire "Sì, firmo col sangue che lo facciamo", se no se i due non sono d'accordo, ovviamente ognuno porta l'acqua al suo mulino, quindi si fa, si fa, si fa, ma quando c'è la feature freeze, i dev dicono no però, no, però quella parte lì no, 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 quella non la facciamo. E purtroppo non funziona. Quindi bisogna, essere, bisogna dimostrare di essere seri su questo approccio che non tutti utilizzano proprio perché ha delle conseguenze e le conseguenze possono essere dalla, dalla cosa più semplice, ehi attenzione, sto bruciando error budget molto velocemente, mi arriva... Mi arriva, un, uh, mi arriva un alert al, al mio telefono che mi dice, ah ok, aspetta. E a seconda della burn rate, cioè della velocità con cui sto bruciando budget, posso dire finisco il mio panino, se ho una burn rate del, di un fattore 1,5, oppure fattore 10 vuol dire se non faccio nulla in 3 ore ho esaurito il budget di 3 giorni, aspetta ben che mollo il panino e fixo il problema adesso. Quindi a seconda della derivata di quanto budget sto bruciando in unità di tempo, posso decidere che azione fare. E se sbaglio per, non so, tre mesi di fila, per tre cicli di fila, boh, basta, adesso vietiamo le feature release. Vi posso raccontare in tutta onestà che ho visto due mail di Ben Bentrainer negli ultimi anni in cui diceva, il prodotto pinco-pallo non raggiunge la, la fedabilità che vogliamo, entriamo in codice rosso. E la cosa che adoro del codice rosso è che nel momento in cui dichiara il codice rosso c'è già un Google Doc preparato con gli exit criteria, cioè... Non siamo affidabili, vogliamo raggiungere questo target di affidabilità, quando lo raggiungiamo per due settimane di fila, usciamo dal codice rosso. Non c'è blameless, non c'è. Non si dà la colpa ai dev o agli ops. Semplicemente l'affidabilità, non c'è, quella è la dashboard. La dashboard è al di sotto del livello di, di soglia che vogliamo, quando sarà al di sopra per due settimane di fila, torniamo happy Days. Fino ad allora dobbiamo fare una feature freeze. E i dev e gli ops devono lavorare per fare bug fixing per, per raggiungere quel livello di affidabilità. Potrebbe essere anche un refactoring molto pesante del codice che c'è dietro potrebbe essere migliorarne la supportabilità, cioè che quando apri il cofano della macchina il motore è bello visibile, non devi stare a staccare 15 pezzi per andarci ad agire sopra. Potrebbe essere qualunque cosa. Quindi ci devono essere conseguenze, senza conseguenze la gente non è che, come dire, eh, non sta troppo attenta a non debordare. No? Se, se a pallavolo uno andando dall'altra parte del campo non prendesse un fallo, eh, lo farebbero tutti, e eh, potete immaginare nei campi di. Di calcio o di pallacanestro, cosa succederebbe? Quindi le regole sono fondamentali per questo. Così le persone lo rispettano da entrambi i lati e ci si assicura una migliore qualità del lavoro. Allora, dato che abbiamo, abbiamo tempo, vi faccio una, un piccolo escursus sulla risk analysis. Questa è una cosa che ho alcuni, un, una banca italiana che è innamorata di questo concetto. Quindi vi do un link che è qua: goo.gl. Slash BNS P maiuscola J7, se lo cliccate, trovate un bellissimo spread di cui spenderò i prossimi ehm, il prossimo minuto ehm, a parlarvi del quale? O forse no. Comunque, spenderò il prossimo minuto a parlarvi di questo concetto. Spero che il link vi sia, vi sia chiaro. Risk analysis: la maggior parte delle persone fa risk analysis in maniera qualitativa, cioè dice ma l'impatto è major o minor e la probabilità è alta o bassa. E quindi usando questa tabella più o meno ti permette di dire, ma questo, il fatto che questo database cada lo metto in alto a destra in questa matrice. L'ho fatto dieci anni fa, facevo risk analysis così. Un mio collega inglese ha pensato ad un modello un po' più rigoroso che vi vado a esporre, potete usarlo nella vostra azienda o no, come volete, però spero che vi piaccia. Allora, prima cosa, in Google quando parliamo di outage, l'outage è dal momento, dalla riga rossa alla riga verde. Non ci interessa solo il periodo di outage rispetto... Diciamo così, 10 minuti rispetto a un anno, perché succede una volta all'anno, no? quindi è il time to failure è la frequenza con cui mediamente questo tipo di outage succede. Ma andiamo a spezzare il, il tempo in cui siamo down dal momento a sinistra in, di quando è successo, siamo impattati, ma non sapevamo di essere impattati, al momento in cui ce ne accorgiamo e cominciamo fisicamente ad andarlo a risolvere. Noi prendiamo questi due numeri perché li troviamo molto interessanti se l'ETTD è molto alto vuol dire che il tuo monitoraggio non va bene e devi migliorare le tue macchine e le tue procedure di monitoraggio Vuoi gli, gli, alert, gli alert eccetera ma se, se la parte a destra invece è molto lunga rispetto alla parte sinistra vuol dire che il tuo monitoraggio va relativamente bene ma è che i tuoi esseri umani non sono bravi a risolvere il problema vuol dire che hai dei problemi e devi fare magari più eh, scrivere, passare più tempo a scrivere documentazione, a migliorarla, aggiornarla, fare più playbook, fare anche dei test, dei drill, no? Noi li chiamiamo wheel of misfortune. Si prende l'ultimo arrivato, è entrato a Google due settimane fa, boh, boh, abbiamo un outage, cosa fai? Uh, 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 non lo so. E, e i, le persone più senior con fare un po' saputello, dicono non oh, 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 "Ti ha scritto io uh, vai in questa pagina di documentazione, è scritto tutto lì". E poi scopri che la pagina di documentazione è scritta malissimo. Allora il senior fa quindi tornano a casa, il nugler sa cosa deve fare e quello un po' più signore dice, ups, mi ero dimenticato di documentarlo. Quindi è una, è una lezione che insegna a, a, a tutte le parti in gioco come migliorare e quando l'auto ci succede davvero la documentazione è ben fatta e questo viene fatto una volta a settimana, per dire, quindi comunque è abbastanza di frequente. Ora, come usare questo modello? Ripeto, spero che il vostro cellulare riesca a passare quella linea, se no ve la passo dopo. Um, qual è l'idea? Andare a vedere tutti i vostri outage che avete fatto nell'ultimo anno, negli ultimi mesi e andare a fare uno stack rank. Quanto tempo ci avete messo a fare il detection? Quanto tempo ci avete messo a metterlo a posto? L'impatto 100% oppure solo San Marino? E ogni quanto succede? Ogni tre mesi? Ogni sei mesi o una volta all'anno? Questo vi dà quanti bad minutes per, per year avete. Quindi avete uno stack rank, questo mi consuma 122 minuti. E qua non c'è più spazio per le emozioni. Perché se voi chiedete qual è stato l'outage peggiore dell'anno scorso, tutti vi diranno: è stato quando il database è andato giù. Ma poi vai a vedere che il database è andato giù, ha bruciato solo, non so, 74 minuti, per esempio, e invece quello che ha consumato 256 minuti è la somma di tanti 5 minuti qua e là per mancanza di playbook. Dice: Ma sì, Playbook lo farò, ma chi è che va a fare un Playbook, giusto? Demo cose più importanti da fare. Ti accorgi che magari quello bruciava più budget di altri e se vuoi raggiungere due nove e mezzo già ci sei se vuoi raggiungere tre nove ci sei quasi devi solo mettere a posto i primi due se vuoi raggiungere quattro nove forget it perché hai 15 cose da, ris da risolvere ne ripariamo per il 2024 per il 22 e il 23 stai tranquillo che non ci arriverai questa è una specie che alcuni clienti adorano perché ti dà un come dire un actionable feedback sulle cose che devi mettere a posto prima di altre bon. Siamo praticamente alla fine della presentazione. Come sono andato col tempo? Bene. E niente, Quindi, ricapitolando, costruite SLO Una cosa che forse non ho. Eh, su cui non sono stato troppo è: non è che quel 99,9% che abbiamo visto sia un numero magico che voi mettete e siete felici. Mettete un numero che pensate così a spanne che vada bene, e poi ogni 3-6 mesi andate a rivisitarlo e vedere se funziona per voi. Siete sempre bassi, andate sempre male sulla carta, ma in realtà i vostri clienti sono felici? Beh, chiaramente il numero l'avete scritto male e va ri, ri, rimangiato. Eh, state sempre messi bene sulla carta, ma i clienti sono arrabbiati? L'avete scritto male dall'altra parte e quindi va cambiato. Cioè cercate di fare una specie di match tra realtà e teoria ogni tot, diciamo da 3 a 6 mesi. Dico sei mesi perché questa è una cosa costosa, vi costa una settimana di lavoro, non potete farlo ogni settimana, se no fate solo questo. Quindi un buon trade-off è di, sei, di, di fare una review. Poi, eh, sono praticamente alla fine, alcuni, parlo con molti clienti, eh, ogni cliente implementa i seri in maniera diversa, chi fa tooling, chi fa kitchen sink in cui tirami tutto quello che hai, cerco di risolverlo. C'è chi dice abbiamo un essere team per, per, per team, quindi ho il team applicativo A e il team applicativo B e il team applicativo C e ciascuno di essi ha il suo, il suo team essere dedicato. Ogni cliente che conosco implementa essere in maniera diversa ed è sempre molto bello sentire come lo fanno. Io adesso accetterò domande per i prossimi 7-8 minuti e sarò qua poi tutto il giorno se avete altre domande. Quindi grazie a tutti. Metto... <ride> domande ok prima ciao grazie mille eh, ti voglio chiedere questo modello sri eh, mi sembra che sia un po' necessario implement implementarlo in Toto, eh, e magari non è semplice, soprattutto se fai cioè tu vuoi portarlo eh, ad un cliente cercare di fargli applicare tutto il modello. È così, se ne può applicare una parte. Ti puoi fermare gli SLO e l'error er budget, magari non lo so, lo valuti in un secondo momento, deve essere preso tutto. Eh, Chiedo un consiglio su come usarlo no, 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 eh, almeno è un'ottima domanda e vai veramente al, al cuore del problema. Io ti posso parlare per esperienza. Clienti che facciano tutto, cioè che, lo, che prendono tutto quello che gli diciamo sono pochissimi, sotto al 5-10%, diciamo di quelli con cui parlo. Quindi prenderlo tutto è una bella smazzata a livello organizzativo. Perché se lì è un problema organizzativo, è dire come fare hiring e come gestire le tue risorse. Non tutti amano che tu glielo dica, eh, giusto? Quindi secondo me la ri risponderei eh, in due modi che sembrano opposti. Da un lato, è se vuoi fare SRI, cioè la parte di error budget va presa tutta. Se la vuoi fare, o la fai o non la fai, ma se la fai, devi accettarne le conseguenze del fare il feature freeze se le cose vanno male. E quando un cliente si ferma al passo prima, per, com per come la vedo io, stai buttando via il tuo tempo. Non dovevi farlo, punto e basta. D'altro canto, credo anche che prendere dei pezzi qua e là abbia senso, cioè il fatto di avere. L'implementare un SLO come lo facciamo noi, che è molto più complesso di avere una banalissima metrica KPI di quanta CPU st mediamente stanno usando i tuoi sistemi è un esercizio costosetto, ma che dà una bellissima eh, insight su quello che è su come il tuo sistema sta andando. E quando i miei clienti fanno anche solo quella parte lì, senza l'error budget, senza la parte di decision making che dice: boh, blocca tutto' comunque vedo un, un grossissimo vantaggio soprattutto perché il cliente dice ah per la prima volta vedo se il sistema va bene o male prima io non lo sapevo neanche quindi in qualche modo sta solo implementando il measure everything senza prendere la parte decision making quindi perdonami ti dico sia sì che no eh, in un certo modo vuoi essere integralista prendi tutta la parte con l'error budget molti clienti la parte dell'error budget non la fanno ma ne prendono bits and pieces prendono la parte di consultancy prendono la parte non so di di risk analysis e comunque penso ogni volta che c'è un pezzo che ti piace di, una, di un framework e lo prendi penso che sia sempre una cosa positiva cioè meglio di niente non so se ti ho risposto seconda domanda ciao io la mia domanda è per capire come evitare di bruciarsi velocemente l'error budget nel senso prevenire magari già in fase di, di build e di, la, la fase di se software quindi ha senso spostare dei check prima? Proprio per capire, poi effettivamente, se già in una fase di adozione possiamo ottenere meglio questi valori qua di SLO. <coughs> cioè, se ho ben capito, la domanda è: mi piacerebbe fare uno shift left del calcolo dell'error dell budget dell'SLO eh, in modo che lo so già in fase di build o di dev senza dover fare il landing della mia applicazione. In... Allora, ti dico, se tu vai a vedere se l'hai menu. E, e, e ti chiedi l'availability come nel senso mi sembra un'idea un, un bellissima sulla carta però quando vado ad implementarla è come faccio a sapere quante volte le HTTP eh, è un 500 piuttosto che un 200 in fase di dev giusto se riesci per l'SLO che hai deciso ad avere un calcolo una stima statistica in fase di, di build complimenti per esperienza non l'ho mai visto quindi così diciamo mi mi suona, eh, mi suona difficile da avere, ma sono convinto che ci sia un SLI per cui questo può essere fatto. Magari il throughput di una data pipeline è una cosa che puoi calcolare a monte prima di andarla ad implementare, magari facendo dei calcoli matematici, magari lo puoi stimare. Però in pratica, finché il sistema non è in prod, fai fatica a vederlo. Anche se lo metti il sistema in staging, non, è, non ha poi traffico dei clienti veri, e magari è, è stimolato in maniera diversa. Lo vediamo in Google. Quindi non lo so. Sì, sì, per me è un, idea. un esempio positivo, mi è venuto in mente, non so, latenza. Tu puoi testare il tuo endpoint localmente e vedere se hai una regression, per cui la latenza scatta da 50 millisecondi a 500 per una commit, allora chiaramente hai sbagliato qualcosa. Quindi, se tu sai che l'SLO importante, non so, è latenza, è un SLO di latenza, puoi sicuramente introdurre dei test di latenza in locale, nell'integration testing o nello unit testing in modo da, 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 da catturare alcuni failure domain. Però quello che è importante a livello di Kj è che magari la tua latenza cresce non solo per il servizio che gestisci tu, ma per il servizio che il tuo collega sta gestendo. E quindi magari è qualcun altro il colpevole del tuo incremento di latenza per quello che va, va fatto, tipo end-to end il test, capito? Puoi aiutare, ma non puoi sostituire il test in pronto. Questo è come la vedo personalmente io. Appearance <coughs> from <coughs>